Il luogo scelto non è casuale, Piazza Salotto, vicino alle vie del commercio, è proprio su commercio e sicurezza. Il candidato sindaco civico di Pescara, Domenico Pettinari, ha voluto rassicurare i cittadini su come far tornare a splendere le attività e la città. In prima linea nel progetto di rinascita di Pescara, afferma Pettinari, che a fianco di cittadini e commercianti traccia il suo percorso da seguire per restituire, aggiunge, dignità alla città e ai suoi abitanti. Sì, intanto in una città a vocazione turistico-commerciale noi non possiamo non parlare di questi temi. Oggi presentiamo una parte del nostro programma che parla di attività produttive e di commercio. Purtroppo la fotografia è direi quasi devastante perché in una città dove ogni 3 negozi aperti c'è un negozio chiuso, c'è bisogno immediatamente di interventi e di misure straordinarie e strategiche da parte dell'amministrazione comunale. Io ho voluto inserire, prosegue Pettinari, 3 parole chiave fondamentali nel mio programma: semplificazioni, agevolazioni e condivisioni. Semplificazione significa che le attività commerciali e le attività produttive devono avere un'amministrazione comunale amica. Un'amministrazione comunale amica significa che non deve mettere bastoni fra le ruote, deve sburocratizzare, sburocratizzare per incentivare anche nuove attività. Noi abbiamo previsto anche incentivi per gli under 35 che vogliono aprire nuove attività e soprattutto poi agevolazioni. Agevolazioni, una grande operazione di detassazione, di calmierazione dei prezzi, è importantissimo, degli affitti, tutto ciò che si può fare per sostenere le attività commerciali che sono gravate da una forte crisi. E poi la condivisione. Condivisione significa, noi immaginiamo un tavolo permanente con tutti gli attori, con tutti i commercianti che vogliono partecipare per produrre, questo tavolo dovrebbe produrre un piano triennale di tutti gli eventi, sia positivi che negativi, che impattano sulle attività commerciali. Il commerciante deve sapere che in quel periodo dell'anno davanti alla sua attività ci saranno attività ludiche oppure lavori pubblici, così che si possa programmare, prosegue Pettinari. Altra questione importante è il supporto alla pesca, inoltre. Poi abbiamo inserito anche nel nostro programma wifi gratuito in tutta la città di Pescara, creare i distretti urbani del commercio, le aree commerciali, soprattutto le aree commerciali naturali che possono essere anche gestite dai consorzi di imprese e tantissime altre cose che sono nel nostro programma, che è completo e veramente tocca tutti i punti.